l'importanza degli amici e come l'importanza del Boré. Della connessione con gli amici noi arriviamo alla connessione col Boré, perché la connessione con gli amici è il Kli, che in essa noi raggiungiamo la connessione col Boré. La correzione dell'uomo nel fatto che lui si connette con gli altri e costruisce da questa connessione fra gli esseri umani un sistema dell'Adam Rishon, del primo uomo. Descrivete voi stessi quanto noi scopriamo la natura. Noi scopriamo di un giorno dopo l'altro quanto noi siamo connessi, legati uni agli altri ogni volta di più, il mondo minerale, vegetale, animale e parlante. Tutta l'ecologia, tutto il pianeta Terra, tutto il pianeta Terra con tutto il resto dei pianeti, fra le stelle, fra di loro, come nel corpo umano, che quanto noi lo investigheremo, noi ogni volta di più sentiremo che ogni particolare è legato a tutto il resto dei particolari nel corpo. E così si scopre la realtà in forma, come realtà integrale. Soltanto noi non siamo così, soltanto gli esseri umani non sono così, che al contrario di tutto il resto dei particolari di questa realtà, noi vogliamo allontanarci, distruggere gli altri e costruire tutta la creazione insieme. Per questa ragione il fatto che noi veniamo qui a connetterci uni con gli altri, e con questo facciamo una correzione generale su tutta la creazione. E nel momento che noi iniziamo veramente a connetterci e veramente sentire questa forza che è in comune fra di noi, noi con questo iniziamo a scoprire il Boré. Soltanto nel legame con gli amici noi acquisiamo la qualità della dazione, altrimenti non siamo in grado di farlo. Per questa ragione, se io non mi trovo in un gruppo dove io posso acquisire questa qualità della dazione, oltre la qualità della ricezione che già c'è una forma naturale, se io non acquisisco questa qualità della dazione, allora non ho nessuna possibilità di costruire un sistema integrale equilibrato dentro di me stesso. Sentire con questo la realtà generale che tutto è occulta da me, scoprire il Boré, questa forza che riempie tutta questa esistenza, questa realtà. E per questo la connessione con gli amici è obbligatorio. La connessione con gli amici include il fatto che ognuno deve sentire se stesso verso gli amici come zero, quanto di più. Attraverso questo, che lui fa da se stesso il meno, il più basso di tutti gli amici, lui potrà ricevere da loro di più. Non importa che gli amici sono piccoli, è importante che lui impicciolisce se stesso e attraverso di loro riceve dal Boré, perché questi amici che lui si connette a loro come piccolo diventano per lui come un ricettore della qualità del Boré. Per lui questa è una tecnica molto semplice. Io non parlo sulle sgulot, mistica, no, io parlo delle azioni che noi se le realizziamo, connettiamo
delle forze che si trovano nella natura, le forze che si trovano dentro della natura. E allora queste forze sono indirizzate a noi e ci correggono a noi. Per questo, quanto io assomiglio a me stesso, abbasso me stesso dagli amici, ricevo più di loro, anche se in essi non c'è nulla. Io dal loro ricevo attraverso di loro. Questo è stato dato un esempio di questo genere nella saggezza della Kabbalah. Come c'è stato un grande saggio, Rabbi Yossi, che lui era un grande, il più grande della sua generazione, però proprio è arrivato alla sua grandezza perché lui ha fatto se stesso così piccolo verso i suoi allievi, che sapeva molto più di loro, però sapeva anche fare se stesso il più basso, il più piccolo di loro. Allora, attraverso di loro ha ricevuto dal Borè. Questa è la prima condizione della connessione con gli amici. Oltre a questo, io devo immaginarmi il più grande di tutti, di tutta la mia decina. Per quale ragione? Perché io devo svegliare in loro la grandezza del Borè. E allora, in questa forma, faccio vedere a loro quanto io desidero studiare, a connettermi a varie cose buone. Divento per loro un esempio. Faccio da esempio delle buone qualità. E la cosa più importante è che continuamente io parlo sulla grandezza dell'emanatore. E questa è la seconda parte che sono obbligato di lavorare così con gli amici. La terza parte che io devo far vedere a tutti che noi siamo tutti uguali. Non c'è più grande, più piccolo, se non quanto noi siamo diversi fra di noi. Noi siamo uguali. Non è molto semplice questo. Come noi continuamente manteniamo questo, che noi siamo uguali, fare degli esercizi di questo genere. Cercate, che veramente non è ovvio questo. Questi tre tipi di relazione, di essere più grande degli altri, essere più piccolo degli altri e uguali a tutti, queste sono le fondamenta della connessione giusta. Se io così mi connetto in questa forma agli amici, mi trovo veramente in questa relazione bella verso di loro. Io assorbo attraverso di loro tutte le qualità che io ho bisogno di esse per scoprire il Borè, per veramente iniziare a sentire il Borè. Vuol dire, l'importanza della società è come l'importanza del Borè, perché io dentro di questo ambiente, questa società, io acquisisco le qualità obbligatorie per sentire questa sensazione del Borè. E quando io scopro il Borè, io lo scopro dentro di questa società, che c'è davanti a me una decina, io organizzo la mia relazione con loro, più grande, piccolo, uguale, di più, di meno, e la inclusione fra di noi, fino a che io sento il Borè fra di noi. Questo è tutto il nostro lavoro, è qui. Questo è il campo che c'è fra di noi, il campo di forza che diventa la forma del Borè, delle forze, delle relazioni che io organizzo da me verso gli amici. Io, per dire, io connetto tutti questi fili, di questi legami
in questa forma che questo diventa l'immagine del Borè. Un certo momento si scopre davanti a me. Per questo, il centro del gruppo, i legami fra di noi è così importante. È definito la Shekhinah, la Sacra Shekhinah. Perché questi sono i nostri legami, con queste connessioni che arrivano al grado della dazione, dell'amore, che scopriamo la forza generale che è definito come Borè.